gran soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Marinai e terraioli, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questa nuova puntata del Diario di Bordo del Capitano, la rubrica che vi porterà alla scoperta di nuovo del vecchio mondo. E sì, finalmente, dopo tanto tempo di attesa, siamo alla seconda parte del mio riassunto di lore sui mastini della guerra. Nell'ultimo video vi ho parlato delle città tileane e in questo video andremo a vedere alcuni dei reggimenti di Ventura più famosi, i cosiddetti Regiments of Renown, noti in italiano come Compagnie di Ventura. Un piccolo promemoria, visto l'imminente uscita del nuovo DLC di Total War Warhammer 3 riguardante i Nani del Caos, se volete sapere il tutto sulla lore dei Dawizar, dei Nani Malvagi, non perdete tempo e cliccate nel link in descrizione e andate a recuperare il mio video sulla lore dei Nani del Caos. Fatemi sapere se come lo trovate. E detto questo, inoltriamoci nei mercenari e nelle compagnie di Ventura. La prima compagnia di Ventura di cui vi parlo è quella di Golgfag Mangiauomini, gli ogre mercenari di Golgfag Mangiauomini. Golgfag Mangiauomini è stato un personaggio importantissimo, sempre presente dalla quinta edizione in poi nella lore, nel background di Warhammer Fantasy, tant'è che solo lui e non i suoi ogre ricevette una miniatura aggiornata in onore dell'uscita del Libro degli Eserciti dei Regni degli Ogre di ottava edizione. La storia di Golgfag Mangiauomini e dei suoi ogre è una storia divertente, come si confà agli ogre o comunque a tutte quelle compagnie mercenarie un po' scanzonate. Nulla di che del passato, Golgfag gira come mercenario, come facevano sempre gli ogre, come è da tradizione ogre, girano nella Tilea e vengono assoldati dai più disparati datori di lavoro con un unico scopo, quello di guadagnare soldi per mangiare o comunque quello di avere abbastanza da mangiare. La storia che lo renderà famoso in Tilea parte durante un lavoro che Golgfag stava sostenendo per il capoguerra orco Nyashrak. Nyashrak aveva sostanzialmente bisogno dell'aiuto di Golgfag e dei suoi ogri per sconfiggere un esercito di nani. A un certo punto però, dopo diverse battaglie, nonostante l'efficacia di Golgfag e dei suoi uomini, Nyashrak inizia a trovarlo fastidioso perché aveva preso il vizio di mangiare buona parte dei goblin della sua armata e di cantare a squarciagole ubriaco tutte le notti. Golgfag e Nyashrak vengono così alle mani fino a che Golgfag, arrabbiato, non staccò il braccio
del capo guerra orco e lo utilizzò per malmenare gli orchi del suo esercito e farsi libera strada. Sfuggendo quindi alle ire di Nyashrak, ebbe a che fare con niente proprio di meno che Reungrim, il pugno di ferro, il re sventratore. Quest'ultimo lo assoldò a sua volta per sconfiggere gli orchetti, un lavoro che Golgfag accettò di buona lena. Gli orchetti vennero sconfitti dalle armate dei nani grazie all'aiuto di Golgfag. Nyashrak venne imprigionato e durante le festività Golgfag pensò bene di depredare una delle segrete di Karakadrin e fuggire via. Dopo questo lavoro ci susseguono vari avventure che Golgfag e i suoi ogri fanno, fino a quando non si ritrovano, per uno sfortunato evento, a combattere di nuovo con i nani di Karakadrin e a venir fatti prigionieri del re sventratore. Il re sventratore prende Golgfag e i suoi uomini e li butta nelle segrete di Karakadrin, sperando di lasciarli morire di fame. Dopo svariato tempo, le guardie della città degli sventratori si accorgono che in realtà Golgfag e i suoi ogre erano sopravvissuti, mangiando tutti gli altri prigionieri che erano incarcerati con lui. La situazione stava per diventare pericolosa perché Golgfag aveva così tanta fame che aveva iniziato a divorare i suoi compagni. Iniziò dal suo braccio destro Skalf e, in segno di rispetto, piuttosto che divorarlo tutto in un boccone, ne divorò soltanto la gamba. Golgfag impressionò talmente tanto per la sua resistenza re Ungrim pugno di ferro che decise, nonostante l'onta, di lasciarlo libero a patto che non mettesse più piedi a Karakadrin e se ne andasse il più lontano possibile, cosa che Golgfag fece assolutamente e riprese le sue scorribande come mercenario per il miglior offerente nelle terre di Tilea. Il successivo reggimento di cui vi parlo sono quelli dei balestrieri di Braganza, un famoso reggimento di balestrieri umani che sfruttavano la loro competenza nell'utilizzare lo scudo a torre noto come pavese per sparare dardi addosso ai nemici e proteggersi dal fuoco nemico. Braganza viene assoldato da Borgio l'assediatore, che ne fa capitano appunto di questa unità speciale di balestrieri appositamente addestrata per resistere durante gli assedi. Diventano talmente bravi che Borgio decide, con il consenso di Braganza, che sapeva benissimo che non poteva dire di no a Borgio l'assediatore e sovrano di Miragliano, decide quindi di farne una sorta di compagnia di ventura che Miragliano stessa assoldava al miglior offerente. È per questo che il principe di Tobaro, quando si trovava assediato da orchetti e scaven, chiede a Miragliano l'aiuto e Borgio invia appunto i suoi famosi balestrieri. Braganza e i suoi uomini fanno faville nella difesa di Tobarro e, incassato il pagamento dal principe della città del principato, decidono di tornare a Miragliano. Affrontano diversi pericoli nel loro viaggio di ritorno e purtroppo, pur avendo ovviamente l'intenzione di dividere assolutamente il bottino con Borgio, perché un uomo all'epoca che tentava di rubare a Borgio l'assediatore era un uomo morto, e nel momento in cui tornano a Miragliano scoprono piuttosto che il loro datore di lavoro era stato assassinato. Con la tristezza, ma con le tasche piene, Braganza decide di dividere a questo punto il pagamento con i propri uomini e decide, in onore di Borgio e in onore di Miragliano, di intraprendere la carriera da mercenario, offrendo la sua expertise in assedio e utilizzo del pavese a chiunque ne avesse bisogno, a patto che pagasse molto molto bene.
parliamo adesso, dopo orchi e umani, parliamo di un reggimento, ovviamente il mio preferito perché sono nani e sono pirati, parliamo quindi dei pirati sventratori di Dronghillungo. Dronghillungo era un nano così soprannominato perché era abbastanza alto per essere per quelli rispetto a quelli della sua razza, ed era un nano mercante e navigatore di Barakvar che si occupava di importazione di birra. La sua nave, nota appunto come la Botte di Birra, era una delle navi migliori di Barakvar e aveva appunto il privilegio di commerciare la birra nanica ovunque nel vecchio mondo. Purtroppo la carriera da navigatore, mercante di birra di Drong era destinata a finire. Durante un viaggio per delle vendite verso l'isola dei pirati di Sartosa, una tempesta colpì la botte di birra e l'intero carico venne perduto. Non potendo sopravvivere a questa onta, Drong e il suo equipaggio decisero di intraprendere il giuramento dello sventratore e diventare così pirati sventratori. Da quel giorno Dronghillungo sarebbe stato noto come Dronghillungo lo sventratore. Iniziata quindi la loro nuova carriera da pirata, decisero che l'unico modo per fare ricchezza era quello di farsi assoldare da altri da principi mercanti, da chiunque potesse pagare i loro servigi, e darsi alla caccia dei tesori. Dopo la prima vittoria contro un capitano di Sartosa noto come Sikku, Dronghillungo accumulò abbastanza ricchezze da poter assoldare degli artigiani nani che trasformarono ciò che era rimasto della botte di birra in una nave pesantemente corazzata, che egli soprannominò la bella Fregar. Fregar era una bellissima, si diceva, donna nana di Barakvar, ma in realtà nessuno l'aveva mai vista. Quindi quando decisero di scolpire una polena in onore di questa Fregar, Dronghillungo e i suoi marinai dovettero utilizzare un po' la fantasia. Da quel momento iniziarono le scorrerie di Dronghillungo, che aveva una peculiarità. Nonostante facesse un sacco di prigionieri, garantiva ai propri prigionieri la libertà in cambio di informazioni su dei tesori nascosti o addirittura mappe del tesoro vere e proprie. Fu così, grazie a questo sistema, Dronghillungo iniziò ad arricchirsi sempre di più e a diventare quindi uno dei mercenari più famosi e uno dei mercenari più facoltosi della storia del vecchio mondo. Si torna agli umani, cosa che accadrà spesso nei reggimenti di mercenari. Questa volta parliamo dei venatori di Voland. Secondo me, delle compagnie di ventura preferite del nostro caro Huge. Così ha senso anche per il background molto goliardico. I venatori di Voland, allora, non sappiamo granché Voland. Voland arriva a un certo punto dall'impero come cavaliere e decide, come tutti i mercenari, di intraprendere la carriera di spada prezzolata. Inizia a diventare subito famoso e a costruire un reggimento di cavalieri noti come venatori, che in tileano, e in realtà anche in italiano, significa appunto cacciatori. La peculiarità della compagnia di Voland è quella di essere composta da sostanzialmente persone scacciate dai propri regni o diseredati dalla propria famiglia. Quindi si potevano avere ex generali, ex comandanti, figli legittimi di nobili, secondigeniti o terzogeniti di principi e così via, tant'è che addirittura si vociferava che Voland potesse essere un figlio illegittimo di un conte elettore non meglio specificato. Addirittura c'è chi vociferava che fosse il figlio segreto dell'imperatore. Voland non si impegnava in realtà
a, diciamo, a dare importanza a questi, diciamo, a questi rumors, anzi, ma non faceva anche, faceva sì che ne spuntassero fuori sempre di nuovi per alimentare un'aura di mistero e aumentare la fama del suo reggimento. Il suo reggimento non andava per il sottile, faceva lo sporco lavoro nel modo più brutale e rapido possibile per poter intraprendere subito un altro impiego e guadagnare altri soldi. Quello che i venatori di Voland importava non era successo, la fama, ma i soldi e come spenderli. Donne, alcol, cibo. Questi erano i punti cardini dei venatori di Voland. I venatori di Voland erano anche così impertinenti, arroganti e presuntuosi che scandalizzarono, bravissimi aggiungo io, scandalizzarono gli eserciti di Bretonia. Di ritorno da una battaglia sui campi chisleviti, arrivarono a Curon, si inserirono di forza in un torneo cavalleresco di bretoniani, sconfissero tutti i campioni e vinsero il premio alla faccia del duca di Curon. Il duca di Curon andò su tutte le furie e disse che i venatori non sarebbero mai dovuti entrare più in Bretonia se non in catene. La ricerca delle ricchezze del nuovo mondo di Lustria era un punto cardine di tantissime spedizioni di mercenari, e proprio Lustria fa parte della storia di questa compagnia di ventura, la legione perduta di Pirazzo. Come lo scopritore di Lustria Marco Colombo, anche Pirazzo veniva dalla città di Tobaro. Anche se era un generale, un comandante mercenario abbastanza giovane, aveva già accumulato abbastanza esperienza per partire per la propria spedizione verso Lustria assieme ad altri capitani. Tuttavia la sua giovane età fece sì che gli altri capitani che facevano parte della sua spedizione decisero al posto suo di, una volta arrivati a Lustria, di far scendere prima tutte le truppe e scaricare come ultima cosa i forzieri del tesoro, del pagamento dei vari mercenari, in modo che non potessero essere presi di assalto dagli indigeni. In realtà questa era una cosa che gli era stata suggerita dai marinai che li avevano portati fino alle coste del Nuovo Mondo, che una volta sbarcati tutti i soldati levarono l'ancora e fuggirono con i soldi del pagamento dei mercenari. Pirazzo, che era l'unico che si era detto contrario a questa scelta, divenne in realtà il punto fermo, il capitano designato da tutti gli altri mercenari della compagnia, che scacciarono a malo modo gli altri due capitani, di cui non sappiamo la fine, e decisero di combattere tutti sotto la bandiera di Pirazzo. Pirazzo sarebbe stato l'unico, secondo loro, abbastanza intelligente da poterli portare in salvo, da poterli far sopravvivere alle giungle di Lustria. Inoltrati alle giungle di Lustria e invasati dalle storie dei tesori presenti nelle città tempio degli uomini lucertola, il reggimento di Pirazzo si inoltrò nella giungla e scarciò per diversi giorni gli invasori, o meglio gli eserciti degli uomini lucertola, che tentavano di dissuaderli da arrivare nella città tempio. Arrivati nella città tempio, la saccheggiarono il più possibile, dopodiché se ne andarono. In realtà il mago sacerdote di quella città tempio, colpito dalla forza e dall'istinto di sopravvivenza di Pirazzo, decise di convincere con la telepatia Pirazzo quasi ad essere assoldato dal Slan mago sacerdote per compiere una missione non meglio specificata. Infatti a un certo punto Pirazzo ebbe questa sorta di illuminazione e disse ai suoi compagni di lasciare lì il tesoro, perché era sicuro che ne avrebbero trovato dell'altro. Lasciato praticamente il tesoro, Pirazzo e i suoi si addentrarono nella giungla per
arrivare all'uscita, quindi per sopravvivere, e tant'è che alla prima sosta, invece di trovare un esercito, un gruppo di uomini di lucertola a sbarrargli la strada, trovarono sì un gruppo di uomini di lucertola, ma che offrivano loro un tesoro, cioè lo stesso tesoro che avevano razziato dalla città tempio, senza mancanti di alcune cose a cui Pirazzo non aveva fatto caso, ma che in realtà erano delle piastre degli antichi estremamente importanti. Lo Slan quindi se l'era ripresa e aveva dato come pagamento tutto il resto del tesoro, nonché cibo e bevande per sopravvivere alla giungla. Continuarono a seguire la strada, sempre rifocillati dagli uomini lucertola, fino a che non arrivarono a quella che era, tra virgolette, la missione che gli era stata inconsciamente assegnata dallo Slan sacerdote. Arrivarono nelle paludi infestate dai non morti pirati della costa dei vampiri, che stavano creando problemi agli uomini lucertola. Pirazzo e i suoi soldati, addestrati nell'utilizzo della picca e della balestra, sconfissero i non morti, saccheggiarono un relitto abbandonato nella palude della costa dei vampiri e tornarono doppiamente ricchi a Tobaro, diventando così un reggimento famosissimo nella storia non solo della Tilea, ma anche del vecchio mondo. Tornando sempre a Miragliano e tornando alle balestre, un altro reggimento che ha una storia breve ma importante, aveva dei modelli bellissimi, sono i balestrieri di Miragliano. La balestra è un'arma importantissima nella Tilea, oltre alla picca, quindi forse è una delle armi fondamentali dell'armamentario degli eserciti dei regni mercenari. I balestrieri di Miragliano, nome abbastanza generico, sono forse una delle compagnie di ventura più precise e più letali a lunga distanza. Dove Braganza sopperiva all'offensiva con la difensiva dei pavesi, invece i balestrieri di Miragliano puntano completamente all'offensiva. Si dice che sia un reggimento in piedi e in servizio da più di 300 anni. Ogni volta che un capitano muore o diventa troppo anziano e va in pensione, il balestriere più anziano ne prende il ruolo. Quello attuale si chiama Massimiliano Damira e guida da un sacco di anni con successo i balestrieri di Miragliano. Per entrare a far parte dei balestrieri di Miragliano c'è un addestramento e una selezione durissima, tant'è che l'ultima prova consiste nel prendere un ducato d'oro, moneta di Tilea, raffigurante su un lato della moneta la faccia del principe Borgio l'assediatore. Questo ducato viene messo a 300 passi di distanza e il balestriere deve colpire la fronte della testa del principe incisa sulla moneta a 300 appunto passi di distanza. Chi ci riesce entra, dimostra le sue capacità ed entra quindi a far parte del reggimento dei balestrieri di Miragliano, balestrieri che hanno ottenuto tantissime vittorie nell'impero, nel Kislev e anche in eserciti di alti elfi e di nani, vittorie che sono state ottenute pagando che i datori di lavoro hanno ottenuto pagando ai balestrieri di Miragliano fior fior di ducati. L'ultima compagnia di ventura di cui vi parlo per concludere questo video è Asarnil il Cavalcadraghi. Asarnil il Cavalcadraghi è un principe elfico di Kaledor che all'epoca, come i suoi compagni principi drago, cavalcava draghi e non cavalli, come diciamo succederà poi in futuro ai poveri principi drago di Kaledor, quando le bestie magiche e i famosi draghi di Ultuan cadranno in un sonno perenne e quindi saranno poi costretti a sostituirli con dei cavalli. La storia di Asarnil inizia dopo la battaglia della piana di Finuval. Dopo l'ennesima vittoria dei principi drago caledoriani comandati da Asarnil, lui e il suo reggimento ricevono un ordine dal re fenice Finubar di recarsi di stanza alla città di Lothern per poter unirsi agli eserciti di Lothern nella difesa di Ultuan da parte dei vari gruppi di assaltatori elfi oscuri ancora presenti sull'isola.
Tuttavia, nel viaggio verso Lothern, Asarnil riceve notizia che Caledor è attaccata appunto da una fazione di elfi oscuri. Mettendo quindi la sua amata Caledor al primo posto, decide di recarsi proprio nella sua città natale. Una volta sconfitti gli elfi oscuri, cosa che riesce con successo, decide quindi poi comunque di obbedire all'ordine del Re Felice e di recarsi a Lothern. Nonostante lui si aspettasse di essere accolto con onori e medaglie per aver difeso Caledor dall'assalto degli Elfi Oscuri, invece viene accolto dalla furia di Finubar, arrabbiato perché aveva osato non ubbidire immediatamente al suo ordine. Asarnil non sta a questo rimprovero, lo trova ridicolo e quindi decide che non avrebbe mai obbedito a più agli ordini di Finubar. Finubar, adirato, scaccia esilia Asarnil da Ultuan e gli impedirà di metter piede nella sua amata terra natale. Asarnil quindi prende armi, armamenti e il suo drago Zannaverde, abbandona Ultuan e si stabilisce in Tilea. Inizia a terrorizzare la popolazione di Remas fino a quando, nonostante i disagi che stava creando la popolazione, il re di Remas decide di assoldarlo come mercenario per avere la vittoria sicura in una disputa con la vicina città di Miragliano. Asarnil accetta l'incarico, si unisce all'esercito di Remas e assieme sbaragliano le armate di Miragliano. Questo quindi aprirà la strada alla carriera mercenaria di Asarnil, che decide a quel punto di cercare di fare il mercenario per quanto più tempo possibile in modo da accumulare ricchezze e poi un giorno tornare alla sua amata Caledor ricco sfondato per potersi godere la vecchiaia. Con Asarnil chiudiamo la narrazione di questo video e vi ringrazio per essere stati con me. Vi sottolineo che i reggimenti di Ventura rimanenti presenti all'interno del libro di quinta edizione dei Mercenari verranno trattati in un terzo video, che sarà però preceduto da un video di lore di Age of Sigmar. Nel video Night Haunt ho raccolto le vostre preferenze e quindi si parlerà di Elf. Quale fazione sceglierò? Lo scoprirete guardando il video. Per scoprirlo e per essere i primi a quindi avere e ricevere la notifica, mi raccomando, mettete mi piace al video se vi è piaciuto, se vi piace quello che faccio, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Mi raccomando, condividete il video il più possibile. Vi ricordo, se non lo sapete ancora, che abbiamo un canale Discord dedicato a tutti voi per poter parlare, interagire tra voi utenti e a volte poter parlare anche con noi. E soprattutto, ultimo ma non importante, se non lo sapete, la Guida Galattica per Modellisti ha un Patreon, quindi se vi piace quello che facciamo e volete supportarci per poterlo continuare a fare, iscrivetevi al Patreon. In ogni caso, qualunque sia la vostra scelta, vi siamo comunque estremamente grati per il supporto che ci date ad ogni video. Detto questo, dal vostro capitano Giacomo Uncino è tutto e alla prossima! Dronghillungo, o meglio, Dronghillungo.